Buongiorno. Buongiorno, finalmente dopo due mesi. Oggi due mesi esatti. 12 luglio. Altra battuta di pesca polentino al pesce pregiato. Speriamo. L'ultima pescata è andata benissimo. A più tardi per nuovi aggiornamenti. Primo pesciolino? No, primo pesciolino bello della giornata. Meloria, Zaragoza. Colore chiaro. Questo è un altro pagretto di quelli dimenticati. Vai, vaffanculo. Scusate, vaffanculo, non lo volevo dire, però. Però vaffanculo. Non è quanto quello di là, però è un bel pesce da un chiletto e mezzo. Pesciolino da anchiletta e mezzo. Bellissimo. Bello. Anchiletta e mezzo abbondante. Facendo. E poi va dove andando? No, quello almeno non è grosso. Non è rompito. Ma che di? Ma che di? Un mio, quattro cose. Mannaggia. Qui ce ne ho perso altro. Io ne ho preso uno piccolino. Che sarà?
se t'annuta non è un braio. Non vado a nulla. Pensa se cosa di braio. Colore. Una bella tannuta però. Oppa! Ecco papà. Sembrano piccole, vero? Sembra. Vedere questa boga, ho capito. Oh, aiuto un volescio, ma non è che sono boghe palestrate. Questo qui che è angucciato, io con quello là volevo prendere San Pietro, ma... Vieni con papà. Vieni con papà. Toppidi! Fai bravo, cuccia, cuccia, cuccia. Bravo. Sì, sei mio. Sì, sì, perché ti pare che è una mulina, sei mio. Apri, facevo il dentista prima. Facevi il dentista? C'è otturazione. Ora visto l'esca cosa ci ho messo, vero? Vabbè, non va niente. Che esca era? Calamaro. Indovinate. Calamaro, calamaro. Te lo dico io. Vieni qua, vieni qua. Andiamo la bobo con gli altri. La bobo.
è messo male o è un bel San Pietro. Vediamo. Anche se la canna, attenzione, non la conosco, eh. Non conosco questa canna. Seconda volta che pesco. Colore e ma occhio a canna tua, eh? Perché mi passi che salia. È proprio lui, un bel San Pietro, ragazzi, bello. Ci sono due pesci, vedo un altro pesciolino, una bella gala, oh. Vedo un altro pesciolino, che cosa, venuta pagello, pozzo pagello, pozzi pagello. Vai, bravo, un po'. Vai, poco. Questo sembra grande. Allora, dando il pesce quadenato. Hai più culo che anima. Te, un po'. Lo so, tutti così dicevano. Bellissimo. Thank you very much, Mare. Thank you. E vai, oh. Tu te lo preso o no? Ah? L'amore mio? Non è un scarico, avevo proprio questo lavoro. Diceva signor Gallina, nemmeno il tempo di prendere il San Pietro, che è partita l'altra canna. Mi sa proprio di sì. Ma lei non si vergogna un pochettino? Mi sa che è finanza per dire. Penso proprio di sì. Eh sì. Ma perché c'è? Dici la roba. Thank you.
questo è il periodo, il momento più brutto della pescata. Andare via e smontare tutto piano piano. Oggi è stata una bellissima giornata. Ci siamo rifatti alla fine. Abbiamo preso bellissimi prai. Un San Pietro ci è venuto a fare compagnia. Che dire, signor Gallina? Mi sono divertito. Ci siamo divertiti oggi. Sì, sì, oggi. Abbiamo usato terminali classici a tre ami. Avendo due canne a testa abbiamo differenziato utilizzando qualche trave con l'amo pescatore, con l'amo, con il bracciolo pescatore, quindi poggiato sul fondo, e altri con travi alti. Abbiamo utilizzato gambero e calamaro e pescato una batimetrica di dai 110 ai 125 metri, rigorosamente a mano. Momento di andare via, signor Gallina. Ecco, dobbiamo chiudere. Stasera fanno la doccia con me questa. Questa è la prima volta che pesca. Dobbiamo dire che l'utilizzo di del motor guide è stato di fondamentale importanza. E questo, ragazzi, alla prossima. Un saluto dal team Magnacchite. Ciao. Un saluto al gruppo. Ciao ragazzi. Ciao ciao.